Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Sergio Castellitto, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, è stato accusato di utilizzare fondi pubblici per benefici personali. Le accuse mosse da Marco Grimaldi di Alleanza Verdi Sinistra includono il pagamento di consulenze alla moglie Margaret Mazzantini e l'acquisto di una villa a Venezia del valore di 24.000 euro per il Festival Cinematografico. Grimaldi ha annunciato di voler interrogare il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, riguardo alle presunte irregolarità finanziarie commesse da Castellitto. Inoltre, si è lamentato del licenziamento di Stefano Iacchetti, dirigente della Cineteca Nazionale del Centro, sostenitore dei lavoratori precari e figura chiave per l'innovazione e la digitalizzazione dell'istituzione. Il politico ha denunciato il continuo aumento delle spese inutili e l'assunzione di consulenti e avvocati da parte del centro, nonostante i licenziamenti di dipendenti come Iacchetti. Tuttavia, Castellitto e il suo team non hanno fornito dettagli sulle misure adottate per proteggere gli archivi del centro, in particolare i nitrati, preziose registrazioni cinematografiche minacciate da un incendio nascosto. Grimaldi ha concluso mettendo in guardia sul rischio che il Centro Sperimentale di Cinematografia possa subire un destino simile a quello di Roma sotto Nerone, se non verranno prese le adeguate precauzioni per preservare il patrimonio cinematografico. La vicenda ha scosso il mondo della cultura e sollevato dubbi sulla gestione finanziaria e amministrativa dell'istituzione sotto la presidenza.